Hot Corn, mi piace molto. Ok. Baby Kay, protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con Revenge Room, tu sei qui e, perché sei la protagonista musicale di questo corto con Sogni d'Oro e di Platino. Volevo sapere come nasce questo brano che in realtà è contenuto nel tuo terzo disco, ma che è anche la traccia musicale del corto, e come è nata questa collaborazione? Sono tante domande. Oh, aspetta, Allora... Allora, sono molto orgogliosa di partecipare a questo festival con Revenge Room, che trattano una tematica molto molto importante, anche molto urgente. Sogni d'oro di platino è una canzone contenuta nel mio ultimo disco che si chiama Icona, è uno dei sogni. Si sposa molto bene con la scena comunque di riferimento all'interno di Revenge Room, perché i protagonisti si ritrovano in uno stato onirico. La mia canzone tratta il sogno da un punto di vista positivo, dove comunque il sogno rappresenta qualcosa che ci dà la forza. Quindi sono molto orgogliosa comunque di partecipare con tutto il cast di Revenge Room. Revenge Room tratta il lato più oscuro della tecnologia. Sì. Tu recentemente invece hai ottenuto oltre 1 miliardo di visualizzazioni sul tuo canale YouTube, 38 milioni di visualizzazioni col tuo ultimo singolo. Però immagino che tra tutti quei like e quei follower ti sia capitato di inciampare in commenti poco positivi, che è un tema che si avvicina a quello del corto. Volevo sapere che tipo di approccio hai quando ti capita di confrontarti con questo tipo di commenti. Certo, è vero che internet è uno strumento, è un'arma a doppio taglio. Ci permette di divulgare o comunque fare ricerca, ci permette di comunque essere molto creativi attraverso internet, però appunto è anche, c'è un lato molto oscuro di internet, poco controllato. Per quanto mi riguarda, sì, i commenti negativi ci sono sempre, ci sono sempre stati, fa un po' parte del gioco di chi si espone ad un grande pubblico. In qualche maniera, non so, la coscienza collettiva diventa poco responsabile su internet. Non so bene perché, ma alcune persone si sfogano le proprie frustrazioni proprio su questi personaggi comunque in vista. Per quanto mi riguarda, è stato molto importante comunque farsi una corazza. Fa parte del gioco, con il bene arriva anche il cattivo, fa un po' parte del gioco, però io cerco sempre di vedere il lato positivo di internet, o comunque usare i social nella maniera più positiva possibile. Ti ringrazio per il tuo tempo. Di niente, grazie a te.